Grazie.
quale antenato parla per me? Io non posso vivere. Io non posso vivere. Io non posso vivere contemporaneamente nella mia testa e nel mio corpo. Per questo non riesco ad essere una sola donna. Sono capace di sentirmi un'infinità di donne contemporaneamente. Il male vero del nostro tempo è che non esistono più i grandi maestri. La strada del nostro cuore è coperta d'ombra. Bisogna ascoltare le voci che sembrano inutili. Bisogna che nel cervello occupati dalle lunghe tubature delle fogne, dai muri delle scuole, dall'asfalto e dalle pratiche assistenziali, entri il ronzio degli insetti. Bisogna riempire gli occhi e le orecchie di tutti noi di cose che siano all'inizio di un grande sogno. Qualcuno deve urlare che costruiremo le piramidi. Non importa, se vogliono le costruire, non importa. Bisogna alimentare il desiderio. Bisogna arrivare all'anima, da tutte le parti, come se le fossero le lucciole, la tavola e il frutto. Se vogliamo che il mondo vada avanti, dobbiamo tenerci per mano. Ci dobbiamo mescolare. Donne, uomini, i cosiddetti sani, i cosiddetti ammalati. Ehi voi sani, cosa significa la vostra salute? Tutti gli occhi dell'umanità stanno guardando il burrone dove stiamo tutti precipitando. Non ci serve se non abbiamo il coraggio di guardarci in faccia. Se voi non avete il coraggio di mangiare con noi e cucinare con noi, di bere con noi, di dormire con noi, di sognare con noi. Sono proprio i cosiddetti sani che hanno portato il mondo sull'orlo della catastrofe. Uomo, ascolta in te. Acqua, fuoco e poi la cenere. E le ossa dentro la cenere, le ossa e la cenere. Dove sono? Dove sono? Dove sono quando non sono? Dove sono? Dove sono quando non sono nella realtà e neanche nella mia immaginazione? Io faccio un nuovo patto col mondo, che ci sia il sole d'inverno che nevica ad agosto. Le cose grandi finiscono, ma quelle piccole che durano. Basterebbe osservare la natura per capire che la vita è sorta e che bisogna tornare al punto di prima, in quel punto dove abbiamo imboccato la strada sbagliata. Basterebbe tornare alle basi principali della vita. Posso aspettare l'acqua? Posso aspettare l'acqua?
Stefan, portino e laviamo insieme. Mettiamo
è caduto a terra, figlio. Basta più, basta che non c'è spazio, dai, basta. Non ci va a passare. Ah, c'è la foto. Non mi rompe, dai. Prima passando sotto senza rotolare. Beh, aspettiamo che finisca. Cominciamo a rotolarlo come sto facendo. Cominciamo a rotolare. Bravo. Rotoliamolo, però facciamo un'altra figura. Coinvolge anche lo spettatore per farlo diventare una parte attiva e quindi siamo importanti per questa brava. No. E allora per favore, ci sono anche lì, c'è uno spazietto, lo trovo. No, Gioia, togliti dalla coperta. E non devi spostare, non mi fa andare a vedere. Spostati un pochettino, perché andiamo a fare le fotografie e ci siamo. Ci siamo la non le tirare, bello. Sì, scatta pure, scatta. Ah, sì. Ero io davanti. C'ero io davanti. Anche senza? Anche senza microfono, perché facevamo Signori, vi ringrazio per essere qui, grazie a Viva Vittoria Palma che ha portato questo raggio di luce straordinario sulla nostra comunità. Io sono molto felice. Ma aspetto. Ah no, ok. Quindi dicevo, sono molto felice di essere al mio paese. E che il mio paese ospiti delle manifestazioni come questa. Ognuno di noi è importante per agire il cambiamento e la società deve tornare unita. Quindi
dobbiamo smettere di frammentarci, ma l'unione fa la forza. Questo è un po' il significato di aver steso i panni tutti insieme. Io vi ricordo che è molto importante seguire questa meravigliosa opera che hanno allestito donne in tutta Italia e con un vostro gesto di generosità. Quindi vi prego di interessarvi ad acquistare queste copertine, perché con la generosità, con l'attenzione verso l'altro si creano le opere egregie. Io ringrazio tutti voi per essere stati qui e vi ricordo che ci sarà una replica di questa performance tra poco, tra circa un'oretta, sulla scalinata della Chiesa Madre. Vi presento Gabriele Pizzuto e Marco Quesiti, che mi hanno sostenuto in questa performance, e ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a stendere i nostri panni, perché sicuramente la relazione è una spinta verso il cambiamento e verso l'evoluzione. Quindi rimaniamo uniti, perché la vittoria è condivisione. Quindi grazie a tutti voi e a presto.